Magasè, un progetto di informazione nato dalla nostra terra con le nostre forze, fatto grande dalla nostra gente. Magasè, internet, TV, free press, tanti canali per essere informati sull'entroterra siciliano. Cronaca, politica, sport, cultura, eventi, tutto in tempo reale. Magasè, la voce del cuore della Sicilia. www.magasè.it. Si è svolta stamane, 20 aprile, a Castel Termini, la quinta edizione di Primavera Antimafia, manifestazione per la legalità, incentrata sulla figura di Don Pino Puglisi, di cui quest'anno ricorre il ventennale dell'assassinio. Presenti Monsignor Melchiorre Vutera, i magistrati Fernando Asaro e Paolo Guido e il giornalista Franco Castaldo. Ha coordinato i lavori la giornalista Maristella Panepinto. Nel corso della manifestazione è stato premiato il musicista agrigentino Francesco Buzzurro per il suo impegno a diffondere la cultura della legalità attraverso la musica. Essere uomini giusti nel quotidiano, come si traduce questo detto, insomma, che si riconduce a Don Pino Puglisi nel quotidiano oggi a Castel Termini, soprattutto per i giovani? Innanzitutto imboccare il percorso della legalità, anche nei piccoli fatti di ogni giorno, di modo che si possa creare un modello e un esempio per tutti, perché violare la legge dalle piccole cose non è da meno rispetto ad altre questioni di ordine giuridico. Bisogna partire dalle piccole cose. Il rispetto della legalità significa il rispetto del prossimo, il rispetto degli altri, il rispetto di una convivenza civile pacifica e tranquilla. La manifestazione Primavera Antimafia è arrivata alla quinta edizione. Come hanno risposto i giovani nel corso del tempo e se hanno notato, insomma, delle differenze anche rispetto all'anno scorso? Ogni edizione ha avuto delle peculiarità, però il tratto comune è stato quello di una massiccia partecipazione dei ragazzi. 5 anni fa c'erano dei ragazzi che ancora studiavano, adesso hanno conseguito la maturità ed ritornano a seguire con interesse questa manifestazione, la quale devo dire ha un successo particolare perché rende i giovani protagonisti, nel senso che loro stessi fanno domande agli ospiti che sono qua. Abbiamo degli illustri magistrati, delle autorità e tutto, e hanno dato quindi puntuale soddisfazione alle domande e alle curiosità dei ragazzi. Essere giusti nel quotidiano, qual è il senso di questa affermazione nella sua carriera da giornalista contro la mafia? Essere giusti nel quotidiano è sapersi comportare seguendo le regole di vita, di civiltà e di legalità, nell'esercizio del mestiere di giornalista fare il proprio dovere senza esagerare, senza creare problemi e difficoltà, raccontare il vero ed impegnarsi attraverso questo lavoro fatto per bene e correttamente per migliorare la nostra società. Un messaggio che vuole lasciare alla luce della sua esperienza ai giovani? I giovani di adesso devo dirvi che sono certamente cambiati meglio rispetto a quelli che vedevo 30 anni fa. C'è solo da perseguire una strada, che è quella della legalità e della giustizia e del sapersi comportare, e se dovesse avvenire questo anche la mafia avrebbe le ore contate. Essere giusti nel quotidiano, lei come trasferisce questa frase nella sua carriera quotidiana da magistrato, e quindi è una scelta che si ripete giorno in giorno? Sì, si ripete di giorno in giorno con tanta passione derivata dall'aver vissuto un particolare momento, gli anni 80, gli anni della mia formazione, del mio studio liceale e universitario, vissuto nella mia città a Palermo, dove avvenivano fatti di assoluta gravità, cercando di comprendere e di capire. Cerco di essere, di lavorare dalla parte giusta, perché quando ti si impongono delle scelte, sin da piccoli, sin da quando si è giovani, bisogna avere la coerenza, la forza e il coraggio di mantenere quella scelta sino in fondo, facendo il dovere. Ha mai avuto dei ripensamenti, e se sì, cosa l'ha portata poi a riconfermare la sua scelta? Ripensamenti no, ancora c'è questa desiderio e questa passione che va avanti. E giornate come queste, momenti come questi, vedere e ascoltare le parole oggi di Don Pino Puglisi, di tanta gente che ha sacrificato la propria vita in silenzio, senza clamore,
ma vivendo la sua normalità con gesti quotidiani e lasciando poi una ricchezza immensa. È questo quello che ci dà la forza e il coraggio di continuare. E questa terra ne ha tanti di esempi, questa terra, questa provincia di Agrigento ne ha tanti di esempi. Uno su tutti è l'esempio di Rosario Livatino, che poi ha ispirato anche questo famoso anatema del Papa qui in questa terra di Sicilia. Questi sono momenti forti, momenti che danno la forza e la passione di proseguire. Per quanto riguarda i giovani invece, vede se ci sono stati dei cambiamenti anche di concepire l'intera questione, quindi se sono più aperti e quindi in un certo senso se è più facile prevenire, quindi recuperare la loro devianza verso situazioni criminali e quindi anche mafiose. Sicuramente sì, giornate come queste lo dimostrano, l'interesse e la partecipazione dei ragazzi lo dimostra, le domande fatte oggi in questa giornata dai ragazzi lo dimostrano, e questo è un segnale assolutamente positivo perché significa che si va avanti. Ai miei tempi, quando io ero studente, avevo i miei 15-18 anni, non vi era questa sensibilità, questo interesse, era difficile incontrare qualcuno che parlasse di legalità all'interno delle scuole. Oggi questo lo si fa grazie a chi è venuto sempre prima di noi, va ricordato l'impegno di Rocco Chinnici, che prima di essere magistrato è stato un educatore, ha portato fuori dal Palazzo di Giustizia e dalle aule del Palazzo di Giustizia il senso della sua passione e del suo lavoro. Essere giusti nel quotidiano, qual è il senso di questa scelta compiuta da lei molti anni fa e che comunque viene riconfermata giorno dopo giorno nella sua professione? Ma il senso sta nelle cose, la mafia è violenza, è sopraffazione, è violazione delle regole. Il mio lavoro consiste proprio in questo, cioè nel cercare e tentare di colpire i responsabili e fare in modo che tutto ciò non avvenga. Per quanto riguarda i giovani, lei ha notato un cambiamento, diciamo, di prospettive, di mentalità anche di questi ragazzi rispetto a qualche anno fa, rispetto per esempio alle grandi stragi di mafia, 20 anni fa appunto la morte di Don Pino Puglisi, se è cambiato qualcosa e in che direzione? Ma guardi, le manifestazioni come queste di oggi dimostrano che padre Puglisi è ancora vivo e che in fondo anche ancora oggi il suo messaggio, il suo ricordo è attuale ed è importante. Quindi certamente la cosa che possiamo, al di là dell'indignazione comprensibile che ci fu dopo le stragi, dopo la morte di Don Puglisi, evidentemente quei germi, quei semi sono germogliati e i frutti ne traiamo ancora oggi. Allora, ricorre quest'anno il ventennale dall'assassinio di Don Pino Puglisi e proprio il mese prossimo Don Pino Puglisi sarà beatificato. Secondo lei quanto è cambiato, diciamo, il ruolo della Chiesa in questi 20 anni? Un ruolo che magari nei decenni passati è anche stato un po' ambiguo nei confronti del sistema mafioso. Quali sono appunto dei cambiamenti, se ci sono stati, e appunto se sono stati positivi o negativi, in che direzione sono andati? Sì. Il Concilio Vaticano II ci aveva dato già tanti documenti dove si condannavano determinate forme di malavitosità, quindi compresa anche la mafia. Si parlava di giustizia, si parlava, ecco, di rispetto della dignità delle persone e così via di seguito, ma quei documenti erano rimasti inascoltati, per cui anche la Chiesa negli anni 70-80 non ha saputo dare una risposta chiara, netta, decisa di condanna nei riguardi della mafia. Forse io oserei dire perché voleva difendere ancora la propria istituzione da alcune ideologie totalitariste. C'è voluto l'esempio di padre Puglisi con la sua donazione e con la sua vita e con la sua morte. C'è voluto il discorso del Papa Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi, con quel grido che gli è uscito dal cuore, rivolto ai mafiosi: convertitevi, un giorno verrà la giustizia di Dio. C'è voluto un convegno ad Acireale dove la Chiesa si è interrogata e ha compreso che sino a quel momento
non era stata chiara nel condannare la mafia, e fu proprio con quel documento che si disse in maniera chiara che la mafia è un valore, anzi un disvalore, perché è contro il Vangelo, perché è contro la dignità della persona, perché è contro l'interesse dell'uomo. Per cui ha dato la scomunica a tutti coloro che fanno parte attiva nelle associazioni mafiose, ma anche a tutti coloro che collaborano, fiancheggiano anche indirettamente. E da qui si spiega perché magari oggi voi ascoltate che a volte si negano i funerali, per esempio, a qualche persona che durante la sua vita era contigua o era proprio nel cuore, ecco, delle associazioni mafiose. Come si concretizza l'impegno della Chiesa nell'educare i giovani proprio per evitare il rischio di devianze e quindi di avvicinamento alle situazioni criminali e quindi anche mafiose? Sì, la Chiesa oggi ci invita ad uscire fuori dalle sacrestie, non possiamo più fermarci ad un'attività ferma ai sacramenti, ma l'evangelizzazione del territorio. La Chiesa invita ad uscire, ad andare nelle famiglie e ad operare insieme ovviamente a tutti gli altri operatori pastorali per un'opera di prevenzione. Prevenzione. La mafia si combatte soprattutto educando le nuove generazioni ai valori, e allora la creazione per esempio degli oratori, la creazione delle scuole politiche e sociali per informare e formare alla giustizia, alla verità, soprattutto con la dottrina sociale della Chiesa, cercando di interessarsi delle povertà, e soprattutto in questo momento, in questo periodo di grande emergenza economica, le Caritas o i centri di volontariato stanno svolgendo insieme a tante altri centri sociali un'opera di aiuto, un'opera diciamo altamente meritoria. E allora educare ai valori partendo dal Vangelo e soprattutto nel rispetto di quelli che sono i valori della vita e legati alla vita la dignità della persona umana. Maristella Panepinto, promotrice di questa manifestazione che è arrivata quest'anno alla quinta edizione. Qual è il successo di questa manifestazione? Sicuramente aver parlato di Don Pino Puglisi ai ragazzi, perché è una figura luminosa, una figura la cui storia va raccontata, perché ha molto da insegnare, perché alla fine lui era una persona come noi, ha reso straordinario il suo quotidiano, e quindi è bene che gli adolescenti conoscano passo passo la vita di questo personaggio che presto sarà santo. Poi l'entusiasmo viene dagli applausi dei ragazzi, dalla loro partecipazione, dalla collaborazione. Noi ha un mese che lavoriamo a Primavera Antimafia, quindi il successo sta lì. Quindi i ragazzi hanno risposto positivamente sia all'organizzazione prima che comunque all'evento in un secondo momento? Assolutamente, è da un mesetto che lavoriamo, quest'anno abbiamo dovuto un po' improvvisare, però ce l'abbiamo fatta, grazie soprattutto agli ospiti che hanno accolto sensibili come sempre il nostro invito, quindi anche quest'anno Primavera Antimafia ha raggiunto il suo scopo. Il messaggio che volete mandare a questi giovani studenti? Quest'anno abbiamo parlato degli uomini giusti, ambire ad essere un uomo giusto forse è prerogativa di personaggi con uno spirito alto come Don Pino Puglisi, però tutti quanti possiamo impegnarci a fare della nostra quotidianità una quotidianità di giustizia, ciascuno nel suo campo, ciascuno nel suo piccolo, che poi è il piccolo di ciascuno di noi, è un grande poi nella vita di tutti i giorni. Francesco Buzzurro è stato premiato con il premio 3P istituito quest'anno all'interno della Primavera Antimafia. Che significato assume questo premio per lei, per la sua carriera? È un premio molto importante, un premio molto toccante per me, perché ho assistito insomma alla proiezione dei filmati, ho vissuto con grande intensità questa mattinata di oggi, perché mi sento un siciliano pulito. Un siciliano che svolge il suo lavoro con grande dedizione, che ha studiato tanto da quando era piccolissimo e che oggi tenta di fare quest'opera di diffusione, di cultura, di una buona cultura anche nel mondo, anche all'estero. Io
ho dato tanto alla musica e dalla musica ricevo tanto in termini di emozioni autentiche che riesco a provocare in me stesso e nel pubblico che mi ascolta. Ma diciamo che il mio obiettivo, e questo può essere considerato un obiettivo antimafia, è proprio l'obiettivo di portare al mondo l'immagine di una Sicilia pulita, una Sicilia che ha dato Natalia a grandissimi uomini di cultura in ogni settore, in ogni campo. Sicuramente troverete sempre un siciliano che si è fatto onore nel mondo. Questo vorrei che fosse, vorrei che ognuno di noi potesse essere un esempio costruttivo, un esempio fattivo per chi ha accanto, e non per questo serve essere artisti o calciatori o magistrati, insomma io credo che intorno a noi noi stessi possiamo essere esempio per chi ci circonda, un esempio positivo. E qual è il ruolo della cultura, in questo caso della musica, per fare proprio lotta alla mafia e quindi per creare la legalità, diffondere la legalità nei giovani? La musica ha un grande potere aggregante, un potere di aggregazione sociale fortissimo, e infatti assistiamo spesso a dei grandi musicisti, dei grandi cantautori che insomma si impegnano per delle cause appunto come quella dell'antimafia, perché il fatto che la musica riesca ad aggregare i giovani è una cosa molto fondamentale per dare loro un messaggio positivo, per dare loro una speranza, qualcosa in cui credere, e siccome la musica arriva dritta al cuore prima che passare per il cervello, quello è il momento migliore nel quale il cuore dei giovani, il cuore della gente è predisposto ad ascoltare, è pronto ad ascoltare, e questo io cerco di fare sempre nei miei concerti, quello di far capire a chi mi ascolta che se uno nella vita vuole raggiungere un traguardo, vuole raggiungere un risultato, non può e non deve assolutamente cercare delle scorciatoie, ma deve arrivarci con il proprio sacrificio, con la propria forza, con il proprio merito. Oggi non è più il tempo delle raccomandazioni, oggi è il tempo in cui ciascuno che sa fare qualche cosa deve metterla a servizio degli altri e deve essere, ripeto ancora, non mi stancherò mai di dire, un esempio positivo.